Senza perderci in chiacchiere. CTR di Valico Polare e Arena Piccola. Forza, andiamo, non c'è molto tempo da perdere. Allora. Dunque. Non c'è molto da dire. Dobbiamo solo fare sti CTR. Spero di riuscire a farli tutti e due in un video, perché sono tutte e due piste molto lunghe. E dai, andiamo, su. Te devi sbrigare. Ma no. Sperando che in Arena Piccola i CT ed R non siano tutte per aria con salti mortali che non è possibile ripetere a meno che non ti rifai il giro, no, perché davvero... Se no io do di matto, do davvero di matto. Andiamo, forza. Bene. Forza, eccoci qui, allora. Dai. Ah, ok. Isabella Motorsport, sì, aveva il punto esclamativo verde perché l'ho comprata stamattina, siccome ci provi a farti evitare da me, ma non ce la fai. Allora, la T dov'è? La R, soprattutto. Ah, R come resta pure lì che da chiappo! Niente da fare. Allora, io non devo saltare lì, ho capito, dai. Ho capito, su, ho capito. Allora, e ti come... Ti prendo, assalvi pazienza. Allora, la T di sicuro sarà... No, non è qua! Ma che strano. Vai. Sono primo di dare la maschera, non chiedetemi come mai. Un colpo di culo. Che mi capita spesso, tranne che online. Dov'è la T? Eccola! Sì, dai, merda, ma non devo saltare neanche lì. Ho capito, però, porca puttana, davvero mi stai davvero facendo un po' incavolare adesso. Ecco, ste lettere in aria, messe le altezze ambigue, non capisci, devo saltare, non devo saltare, cosa devo fare? Oh, porca troia, davvero, che nervoso. Forza, dai. Allora, adesso qui non devo saltare, ho già capito come funziona, dai. Ecco qua, è la R presa, forza, dai. Oh. Che due coglioni. Vai. Oh sì, dai. Ma possiamo pure saltare per il muretto. Non devo saltare lì, alla rampa. Allora, no, non devo saltare alla rampa finale. Ho bello capito. Devo semplicemente far sì che il kart vada dritto, dritto, dritto. Ecco, allora, vediamo. Allora, la T è lì. Vai, presa. Ok, è diventata una gara trofea. Forza, andiamo. Ultimo giro e si va. CTR, vai. E sto CTR del cavolo è fatto. Oh, madonna santa. Dai, forza. Madonna, no. Ah, e allora, ok, dai. Uff, che palle, dai. E ti pareva, dai, però, madonna, ma io provo a risparmiare tempo, niente, poi... No, porca troia, ora mi sto davvero investendo, come ti permetti? Gioco del cavolo, ogni volta che provo a fare prima, no. Tu devi sempre mettermi i bastoni fra le ruote e allungare il brodo con tutti i tuoi modi possibili immaginabili. Cazzo, è così che si fa questa scorciatoia, la so anche fare bene. Ma no, ovviamente in un video deve sempre andarmi tutto malissimo, così passo per un incapace che non sa giocare. E i figli di merda che passano sul mio canale occasionalmente devono vedere proprio il video in cui vado malissimo, ritorno e poi, ah, guarda sto efficiente che non sa giocare. Sconsigliamolo all'intero globo. Vai, dai. Ma porca puttana però, davvero. Allora, dai, su. E abbiamo fatto sto CTR verde, forza. Un'esecuzione impeccabile. Va, e non tanto impeccabile, direi. Ok, completamento carotrale, vai avanti. Oh, 4 minuti, sì, direi che ci si fa per il CTR di Arena Piccola barra Arena T. Ok, ho sclerato come un matto, ma ci stava, porca troia, ma ci stava. E che cazzo davvero, e che minchia di cazzo di minchia di merda. Mamma mia. Oh, Arena Piccola. E chi si prende? E chi si prende? E chi si prende? Dunque. E direi di prendere... Non lo so. Sì, Zanna, però non quel cartoxide che l'avevo già usato, il team del cartoxide. Allora.
Andiamo, dai. Ok, per Arena Piccola, Zam. Sperando che, porca troia, non ci siano altre lettere che veramente sono messe proprio in con motivi a cazzo. Allora, personaggi. Riprendi Zam, che ha fatto solo una gara d'arena. Zam, cane demoniaco. Allora so già come personalizzarlo. Card. I telai mettiamo, vediamo. Mettiamo, cosa possiamo mettere? Il Nasty Card, sì. Poi voglio mettere i vortici nasty. Colori, mettiamo la gemma rossa. Allora, ecco, gemma rossa, vai. Ruote, metti elementale del fuoco. Grande. E adesivi, metti una gemma rossa. Vai. Siamo pronti a far scatenare l'inferno. Arena di Tini, sfida CTR. Dai ragazzi, su. Arena di Tini. Sperando non mettano ancora lettere in aria, vi prego, basta con le lettere in aria, madonna, ci sono più lettere in aria che nel terreno, porca troia. Facevi prima a far diventare sto gioco una corsa d'aeroplani, se ti piace tanto mettere le cose per aria. E poi un kart a forma di aeroplano, mi sembra di avervelo già detto, cioè, si chiama Falco di Fuoco e lo potrete comprare sul vostro PlayStation Store a soli 4€. Inizialmente un'esclusiva americana, è stata poi esportata anche a noi europei. Credo forse di comprarlo il kart Falco di Fuoco. Andiamo, forza! Dai! Occhi aperti, vediamo dove sono ste lettere del cazzo proprio. Allora, dai! Zem, cane demoniaco, comunque la sua skin fa riferimento... ti pareva, ecco, subito, una lettera in aria! Ma che schifo però, e basta ste lettere in aria adesso! Non mi ricordavo ci fossero così tante lettere in aria, basta, davvero basta! Ma qual è il vostro divertimento in tutto ciò? Qual è il vostro stupido divertimento in tutto ciò? Veramente, che palle! Madonna, io non vi sopporto proprio quando fate così, basta, mamma mia! Madonna santa, sempre... lì c'è una R, l'ho vista, forse era la T, non lo so. No, aspetta, forse era la R, dai. Non vedo nessuna lettera qui, accidenti. Madonna, ma basta, dai, ste lettere per aria sempre. Uno non capisce mai se deve saltare o meno, però. Avete proprio rotto, dai. Ah, ecco, vai, qui c'è una C. Vai. C. Oh, ecco, la R. Presa, e anche questa in aria. Mamma mia, sempre tutto per aria, Dio santo. Ma non pensano che c'è gente che fa i let's play, non ha sufficienti risorse per tagliare, editare i video e se sbaglia qui magari è tutto un casino? Grande la T, forza! Tiriamo un sospiro di sollievo e andiamo via avanti con questa storia, adesso porca troia finiamo sta gara, dai ce l'abbiamo fatta, grande, lettere per aria, mi avete davvero rotti i coglioni. Dobbiamo puntualmente inviare a caldo e stazione Oxide le ultime due CTR che affronteremo. Tutte le lettere, sia di quella pizza che di quell'altra, sono tutte messe per aria. Mamma mia, che nervoso. Andiamo, forza, dai. Per fortuna ce l'ho fatta, guarda. Avrei avuto anche un altro giro per tentare, ma non mi sarebbe piaciuto, perché... no, nell'ultimo giro esatto non riesco mai a fare niente. Allora... stavo dicendo, prima di interrompermi, che... Zam cane demoniaco, questa skin fa riferimento ai nemici cani demone di Passaggio Buio del primo Spiro. Infatti questa skin di Zam è un'esclusiva del Grand Prix Spiro e Friends. Attualmente ora come ora non la potete acquistare, ma penso che tornerà in futuro con i futuri Grand Prix. Allora andiamo, dai. Andiamo su. Forza. Grande. E con le monetine che ho fatto ora durante queste registrate di let's play, forse un'altra decalcomania me la posso permettere. Forse, non lo so. Ma di sicuro un'altra decalcomania me la posso permettere. Comprare le decalcomanie poi costano poco, ragazzi. Il problema sono le skin personaggi e i set di ruote. Mamma mia, 2500 monete boom per uno. Se poi non giocate online vi ci vuole davvero tanto solo per acquistarne uno. E poi ora, giocare online. Gioco solo per farmi i soldi necessari a sbloccare le cose in tempi ragionevoli. Ora col Cup Champion non mi importa più di essere al top 5%. L'unico motivo per cui ho giocato online con Foga
era sbloccare il card dei campioni. Io voglio sbloccare tutto, sono il tipo che vuole sempre sbloccare tutto, e se quindi per sbloccare una cosa dovevo giocare online e arrivare tra i migliori, sono giocato online e ho giocato online e sono arrivato tra i migliori, punto. Perché non mandava di stare tra qualche anno ancora con il card champion bloccato, mentre tutto sbloccato. Vai! Grande! CTR. Ok. CTR giallo, vai! E se di muore è fatta! Ok! Continua! Bene ragazzi, ci godiamo adesso la traversata verso la cittadella e poi si chiude qua l'episodio. E si chiude anche, se Dio vuole, sta stupida avventura in parco dei ghiacciai, se Dio vuole. Ah, oh, sì, cazzo, veramente. Allora, dai. Aspettiamo la fine del caricamento, che deve fare sempre i suoi porci comodi, ma porci comodi proprio fino allo stremo. Oh, ecco qua, vai, CTR giallo. E Zamorbi. Ah! Ok, e Crash Iena Blu. Pensavo per un attimo fosse Sonic che stesse dormendo. Vai. Vai, perfetto. Allora, andiamo, forza, godiamoci la traversata verso la cittadella. E sospendiamo qui l'episodio. Allora, ecco qua, qui c'è Cortex che ci indica dove andare. Medievale e Ale! Eccoci arrivati alla cittadella. Dunque, personalizziamoci. Ovviamente la prima pista da fare è il laboratorio di Engine, quindi andiamo con Engine. Il kart, mettiamo il suo kart, che è... no, vabbè, mettiamo il kart classico, nessuna delle calcomania. Il colore di Engine è violetto. No, no, fermo! Madonna, schizza con la velocità. Ecco, violetto, è questo il kart. Questo è Como, questo è Engine e poi questo è Cura, sì. Violetto, vai, allora. Ruote, metti... le classiche, ovviamente, vai. Adesivi, non mettere nessun adesivo, perché se allora, perché dobbiamo, ecco, vai, perfetto. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Buon laboratorio di Engine e Rock Cortex, le gare trofeo, ciao.